Prima di cominciare questo video, ci tenevo a ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto messaggi di sostegno in queste settimane. Qualche settimana fa, infatti, ho pubblicato un post su YouTube in cui provavo a spiegare, ad accennare alle motivazioni della mia temporanea assenza sul canale, accennando anche alla mia difficoltà nella gestione farmacologica nel mio disturbo. Sono ancora alla ricerca di un equilibrio stabile, vero e proprio, e spero che ricominciare pian piano a fare anche questi video possa essere parte di questo processo. In questi mesi spiacevoli mi sono trovato a riflettere su varie questioni, sulla resistenza mentale, sulla capacità di reagire alle avversità e di uscirne rafforzati. Ma in particolar modo mi sono soffermato sull'idea, sulla tematica dell'assurdo che ho ripreso dal filosofo Albert Camus. Che cos'è l'assurdo? L'assurdo è ciò con cui ci confrontiamo quando prendiamo coscienza di come la vita spesso non rientri nelle nostre categorie di razionalità o di moralità. Quando osserviamo come persone buone spesso si ritrovino a soffrire in modo orribile e ingiusto, oppure quando non riusciamo a cambiare una situazione, non importa quanto ci sforziamo e ci sembra di ritornare sempre al punto di partenza. Camus, per spiegare l'assurdità della vita, fa riferimento al mito di Sisifo, il quale venne condannato dagli dèi a trascinare eternamente un macigno su per una rupe, il quale poi ritornava giù e costringeva il povero Sisifo a ricominciare da capo il lavoro. Nel prendere coscienza dell'assurdità della vita, l'uomo può avere la tentazione di fuggire attraverso il suicidio, il quale può essere anche un suicidio filosofico, come lo chiama Camus, ovvero rifugiandosi in delle ideologie che semplificano, banalizzano la realtà, impedendo all'uomo di confrontarsi con la realtà dell'assurdo e permettendogli di smettere di pensare. Ma c'è un'alternativa migliore, secondo Camus, ed è la rivolta contro l'assurdo. Ad esempio, se un uomo venisse condannato a 10 anni di carcere, e trasformasse questo periodo di condanna, di punizione, in un periodo di riflessione, di perfezionamento morale, di autocoltivazione. Lo scopo della punizione sarebbe perso, non sarebbe più una condanna. Allo stesso modo, anche l'uomo assurdo non fugge, non si rifugia in facili ideologie, ma è in grado di confrontare l'assurdità del reale e di trasformare la sua vita in un'esperienza pregna di significato. Camus conclude il mito di Sisifo in questo modo: anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Dovremmo immaginare Sisifo felice. Dunque, la domanda esistenziale per eccellenza non è più qual è il senso della vita, bensì, per citare Marco Guzzi, sto dando senso alla mia vita? Molte persone riescono attraverso l'impegno sociale, attraverso le relazioni significative, attraverso la creatività, la spiritualità, in definitiva attraverso il perseguimento di un obiettivo nobile che realizza i valori. Sta a noi, in definitiva, rispondere alla domanda: che cos'è che davvero conta? Che cos'è che rende la vita degna di essere vissuta? Ma la domanda che potremmo farci è possibile trovare un senso anche nel dolore, soprattutto quando questo è prolungato e apparentemente privo di senso? Non conosco una risposta a questa domanda che sia valida per ogni situazione. Posso però provare a condividere quella che mi sono dato io in questi mesi, ed è: certe cose capitano proprio perché tu possa diventare la persona in grado di superarle o quantomeno di sopportarle e di aiutare gli altri a fare lo stesso. Questa era la riflessione di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, qual è la vostra risposta a queste domande. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi. Ricordatevi di perseguire la virtù e noi ci vediamo nel futuro.